sport è un diritto di tutti i cittadini, di ogni età, come il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto all'istruzione. Certo, per essere davvero per tutti è necessario che questo sport che proponiamo sia un po' tagliato sulla tua misura e sia adatto alla tua età, alle tue condizioni fisiche, alle tue motivazioni, altrimenti può diventare invece che un momento di liberazione, un momento soltanto di fatica e non di libertà. Siamo anche noi un'organizzazione un po' diversa dalle altre organizzazioni sportive. Siamo infatti un'associazione che si occupa a fondo di pratica sportiva di massa e naturalmente anche con i rilievi spettacolari, i dati tecnici che conoscete, ma anche un'associazione interessata molto alla questione culturale, all'intreccio tra cultura e sport e tra i vari sport, tra molti sport insieme. Un'associazione di sport popolare che ha, devo dire, qualcosa di più di quei 1000 iscritti che oggi sono qui. In gruppo, perché speriamo tutti in 50.000 almeno persone, e scatta la solidarietà, è lei che deve uscire dal gruppo. E pensiamo davvero che oltre ai tradizionali significati dell'uso della bicicletta nelle città, quindi difesa dei centri storici, ripresa un po' di possesso di una vita più civile, questo elemento della solidarietà sia una grossa novità, una cosa importante. Me penso si allinei a quello che si è detto finora, magari con un pensiero personale. Certo, noi cerchiamo di fare la nostra parte, l'abbiamo fatto in questi giorni per Telethon, lo fa il movimento dello sport per tutti. Naturalmente ha ragione Clay Regazzoni, bisogna che questo problema non trovi una risposta solo sul volontariato. Inizia questa nostra diretta con la redazione nazionale WISP dedicata a Gian Mario Missaglia. Oggi è il 1° maggio. 1° maggio 2002 scompariva il presidente dello sport per tutti, così come è stato definito da molti. Presidente nazionale WISP dal 1986 al 1998, pedagogista, giornalista e colui che ha gettato un po' i semi di quello che noi oggi conosciamo come sport per tutti. Insieme a me, Ivano Maiorella, c'è Elena Fiorani e dall'altra parte delle riprese abbiamo Eleonora Serafini, che ringraziamo in regia, Francesca Spanò. Grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Oggi è la festa del lavoro, il 1° maggio, quindi buon 1° maggio a tutti. Ricordare Missaglia è sicuramente una cosa complessa. Noi cercheremo con questa prima iniziativa di dare un po' il via alle iniziative che la WISP un po' in tutta Italia dedicherà al ricordo riconoscente verso Gian Mario Missaglia. E cercheremo oggi di farlo con qualche ospite, e alcuni dei quali lo hanno conosciuto, e devo dire che tutti hanno accettato con grande piacere, grande entusiasmo, e sono già tutti collegati. E allora, Elena Fiorani, abbiamo detto che WISP sta ricordando Gian Mario Missaglia. Sì, in effetti saranno diverse le iniziative che già da questa giornata, ma poi ovviamente per tutto un periodo, proseguiranno per ricordare la figura di Gian Mario Missaglia. La prima, che l'UISP nazionale ha realizzato e sta presentando, è proprio questo libro, Lo sport per tutti non basta dirlo, che è stato appunto realizzato dall'UISP nazionale e raccoglie 4 testi del presidente UISP, di cui alcuni uscirono proprio postumi, ma che insomma raccolgono un po' tutta la sua filosofia. E spieghiamo anche Elena Fiorani perché siamo qui. Allora, Dove ci troviamo? Ci troviamo in una strada importante che è via Francesco Carrara, perché proprio in questo palazzo che Eleonora sta inquadrando, negli anni Ottanta, WISP e ARCI avevano la stessa sede. Da qui si faceva il discobolo di quegli anni, ecco, una copia, e proprio in quegli anni lì Gian Mario Missaglia diventava tanto segretario nazionale nel 1982 e poi, come abbiamo detto,
presidente nazionale nel 1986, ma poi vedremo anche altri luoghi. Siamo a Roma, la zona è Piazzale Flaminio. Missaglia è nato a Senago, milanese di nascita, amava molto questa città, non solo per ragioni di lavoro, ma anche perché si trova bene. Questo è proprio il luogo, vicino a Piazzale Flaminio, Piazza del Popolo, in cui Missaglia in quegli anni passava, trascorreva molte delle sue giornate. E infatti per questo siamo qui, diciamo, per ricordare comunque un luogo storico anche per la vita dell'UISP, d'altronde, dato che è stata per molti anni la sede dell'UISP nazionale. E come dicevamo, eventi, iniziative per ricordarlo, oltre al libro che sarà poi in distribuzione, che insomma, si potrà consultare, alcune iniziative nazionali dell'UISP approfitteranno, diciamo, di questa ricorrenza per celebrare la figura di Missaglia, e in particolare in alcune tappe di Cincittà e di Giovergine che si svolgeranno in questa giornata, che saranno dedicati dei momenti, dei simboli, delle magliette. Ora vedremo durante la nostra diretta, racconteremo cosa succede in alcune di queste città e come si è scelto di ricordare la figura di Gian Maria Missaglia. Iniziamo con i nostri collegamenti, intanto iniziamo ovviamente, diciamo, dalla presidenza nazionale UISP, è in collegamento con noi Tiziano Pesce, che salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi. Grazie, grazie Elena, buongiorno, grazie, Ivano, Tiziano, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno a te, e niente, quindi a te, diciamo, l'onere e l'onore dell'apertura ufficiale di questa diretta di oggi, 1 maggio. Grazie, nuovamente grazie Elena, un saluto ovviamente anche a Francesca e ad Eleonora, un caro saluto affettuoso a tutte e a tutti voi. Ovviamente per me quello di oggi è un grande onore, un profondo onore. Saluto ovviamente anche tutti i nostri dirigenti, tecnici, volontari che anche in questo giorno di festa sono impegnati in centinaia e centinaia di attività e manifestazioni sportive sull'intero territorio nazionale. Tra l'altro oggi avremo due importanti finestre di collegamento con il territorio, con Castiglione della Pescaia e con Iesi, con due prologhi di Vivi Città. Questi sono anche i giorni poi di un'altra manifestazione per noi molto cara, Giocagin, sono le settimane della ripresa, quindi un sentito ringraziamento veramente a tutto il nostro movimento, all'intera rete associativa. E ovviamente un caro augurio di buon 1° maggio, un 1° maggio quest'anno per chiedere di porre fine all'aggressione della Russia all'Ucraina in corso da oltre 2 mesi, per gridare al mondo intero no alle guerre. Dopo poi ormai 26 mesi di pandemia non ancora del tutto superata, tra le paure sicuramente determinate dalla guerra, ma anche da una situazione economica e sociale pesante, con l'inflazione che sale e rosicchia il potere di acquisto dei salari, delle pensioni, delle nostre famiglie, un PIL che frena e i rincari che si scaricano sulle bollette, sulla spesa quotidiana delle famiglie. Insomma, un contesto che conosciamo bene tutti, un contesto che conosciamo bene noi, donne e uomini dello sport, impegnati tutti i giorni in un ambito, appunto, quello sportivo e sociale, tra volontariato e lavoro, che è sicuramente tra i più colpiti. In settimane in cui siamo anche in attesa, ecco, per contestualizzare anche il nostro 1° maggio, del compimento di un lungo cammino legislativo che ci auguriamo possa portare ad un giusto riconoscimento della dignità del lavoro sportivo, alle giuste tutele, ma anche ad un giusto accompagnamento di questo percorso. Ma per noi il 1° maggio, per noi dell'UISP, e non solo, da 20 anni, significa non soltanto quindi ricordare i diritti, le lotte per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e rilanciarle appunto in un quadro di attualità, ma significa ricordare, significa celebrare quello straordinario uomo che la storia ci ha regalato, Gian Mario Missaglia. Gian Mario, presidente nazionale, come ha anticipato Ivano, dal 1986 al 1998, ma Gian Mario è stato tanto altro, prematuramente scomparso a soli 55 anni, appunto, il 1° maggio del 2002. Nell'introduzione a quel volume che Elena ha richiamato in apertura, che abbiamo voluto titolare Sport per tutti, non basta dirlo, in cui abbiamo raccolto 4 libri realizzati da Gian Mario tra il 98 e il 2002, gli ultimi 3 postumi, Il Baro e il Guastafeste, Green Sport, Un altro sport è possibile, A passo d'uomo, e il terzo e il primo, Ivano Maiorella, curatore del testo, che ringrazio molto, ed io abbiamo cercato, ecco, in una breve introduzione, di contribuire a fissare alcuni dei tratti salienti, dell'eredità, perché di questo si tratta, dell'eredità di Gian Mario
che appunto eredità che ci ha lasciato in dote, un ponte, io direi, lo definirei così, tra passato, presente e futuro. Ne leggo velocemente alcuni passaggi. Per lui lo sport varcava gli steccati, quelli della politica e della militanza in senso stretto. Era una forma di protagonismo proletario, di pedagogia popolare. Questo suo essere irregolare ed eclettico lo poneva a bordo campo rispetto ad un sistema, quello sportivo, fondato sulla selezione e sul modello piramidale. E poi Gian Mario scriveva: l'alto livello non solo si separa dallo sport possibile, ma con lui si incontra cordialmente e senza formalità sui playground di streetball e nelle strade di vive città, ma si allontana anche dal dilettantismo storico, dalla tradizione sportiva originaria, ne stravolge l'identità e i valori. La sponda che non trova nel sistema sportivo italiano, Gian Mario la cerca in Europa. Tocca da vicino le tendenze più illuminate dello sport a sua misura: diritti, ambiente, solidarietà. Nel 1990 Missaglia si fece avanguardia di un movimento interno di autoriforma dell'UISP, che portò a modifiche statutarie importanti al congresso di Perugia del dicembre, dal passaggio da sport popolare a per tutti, al limite dei 2 mandati per le cariche apicali. Una pietra miliare, insomma, la potremmo definire così, in quelli che sono ormai 74 anni di storia della WISP. Un modello, sicuramente un esempio, soprattutto a cui continuare a guardare. Un riferimento indimenticato ed indimenticabile per la cultura dello sport popolare per tutti, anche però al di fuori del perimetro wispino. Un riferimento nel mondo della comunicazione, sicuramente, nell'associazionismo di cittadinanza attiva, nelle reti sociali larghe del terzo settore, oggi rappresentate del Forum, il principale organismo di unitario di rappresentanza del terzo settore italiano, che proprio Gian Mario si impegnò a fondo, lo dobbiamo ricordare, per contribuire a costruire, all'interno del quale l'impegno dell'UISP continua ad essere profondamente presente. E allora questa mattina avremo in questo senso testimonianze davvero importanti di donne e di uomini che con Gian Mario hanno percorso pezzi importanti di strada. Grazie Simonetta, grazie Valerio, grazie Sergio, grazie Licio. Ma nei prossimi mesi ovviamente ascolteremo tante altre voci che ci accompagneranno in un ricordo che mai sarà retorico, per aiutarci a rendere sempre più attuali i convincimenti, gli insegnamenti di Gian Mario, in un periodo appunto perdurante di messa a terra di 2 riforme legislative, quella del sistema sportivo e quella del terzo settore, a cui siamo certi anche Gian Mario, insieme a noi, guarderebbe con molta, molta attenzione, volendo coglierne importanti opportunità a cui la nostra associazione ha guardato con altrettanta attenzione sin dal primo momento. Dopo la presidenza di Gian Mario Missaglia, attraverso quelle di Nicola Porro, di Filippo Fossati e di Vincenzo Manco, al cui fianco io ho avuto il privilegio di vivere anche l'esperienza personale della vicepresidenza vicaria in anni in cui l'associazione ha condiviso in maniera molto partecipata, democratica, la necessità di affrontare un'autoriforma interna dei comitati e delle attività che ha di fatto precorso i tempi poi delle riforme legislative. Ecco, tutti insieme io credo che si sia maturato il convincimento che sport per tutti non basti davvero dirlo. Concludo con un grande e affettuoso ringraziamento, un grande e affettuoso saluto a Sara Rossin Missaglia, moglie di Gian Mario, al figlio Mauro, che abbiamo oggi il privilegio di avere con noi e che ascolteremo più tardi. Grazie Sara, grazie Mauro per aver condiviso con noi Gian Mario e per continuarlo a fare. Un caro saluto a tutte e a tutti. Grazie a te Tiziano. Come si capiva dalle cose che ci hai letto, Gian Mario Missaglia è uno che è un pioniere dello sport per tutti, che era sempre alla ricerca di un nuovo centro per la promozione sportiva. Nasceva da qui l'idea di cambiamento, l'idea di sport per tutti come oggi lo conosciamo. Ma c'era anche un punto preciso dal quale partiva questa idea, ed era l'ambiente. E introduciamo Simonetta Lombardo, buongiorno, giornalista, ambientalista, ha collaborato con Gian Mario Missaglia in varie occasioni. Buongiorno Simonetta. Buongiorno a te, buongiorno a voi tutti, grazie per questo invito. Sono, diciamo così, grata e anche molto commossa in realtà, di questa, insomma, di questa iniziativa. E, appunto, a me in qualche modo spettava e spetta il compito di
illustrare, si può dire, il pensiero ecologista di Gianmario. Mi avete dato un compito difficile, perché è veramente difficile isolare il pensiero di Gianmario sull'ambiente, sul Green Sport, da tutto il resto, dalla solidarietà, dalla partecipazione alle iniziative più importanti per la pace, contro la guerra, per l'inclusione. Devo dire, insomma, è veramente un compito ingrato, ma sono contenta di provarci, ecco, mettiamola così. Perché appunto, in un certo senso, proprio in questo essere multiforme di Gianmario, in questa sua capacità di collegare un po' il tutto, di intrecciare i vari piani, sta anche un po' l'essenza del pensiero ecologista, diciamo. Quindi, ecco, è come dire che la figura di Gianmario, il suo contributo culturale e politico, secondo me, non solo alla costruzione di uno sport per tutti, ma anche alla costruzione di una cultura più vasta, ecco, sta proprio in questo, nella sua capacità di essere appunto poliedrico per certi versi. Insomma, il pensiero ecologista di Gianmario si collega totalmente alla battaglia contro il doping, contro la costruzione del corpo macchina, insomma, degli atleti, diciamo così, di punta. Quando ho cominciato a buttare giù un paio di appunti per non perdermi, appunto, avendo 5 minuti e non 2 ore per parlare di tutto quello che Gianmario ha pensato e ha fatto da questo punto di vista, mi sono trovata di fronte alla solita magnifica contraddizione del fatto che non si riesce a isolare quello che si pensa di Gianmario Missaglia, di Mix. E appunto, in questa parola mix c'è un po', appunto, è un po' contenuto quello che dicevo prima, perché appunto il continuo intrecciarsi dei piani, no? Il mescolare l'alto e il basso, la destra e la sinistra e i vari piani. E allora non si riesce a isolare quello che si pensa su di lui da quello che si è un po' vissuto, dalla propria esperienza personale che si è fatta con Gianmario, perché sono due piani strettamente interconnessi. Mi sono appunto andata a riguardare il bellissimo numero di Stile Libero, appunto, del mensile che la WISP ha editato nel 2012 in coincidenza con il decennale della morte di Gianmario. E mi ha colpito, insomma, scorrendolo, quanto tutte le testimonianze appunto fossero informali, partissero proprio dalla persona che Gianmario era e che ancora ci manca. Ognuno di noi, già appunto 10 anni fa, aveva avuto il bisogno di raccontare un po' come l'ha conosciuto, come fosse stato irretito, affascinato dall'ampiezza e dalla poliedricità del suo sguardo e anche del suo sorriso, il sorriso del gatto del Cheshire, come è stato più volte ricordato. E quindi non riesco a sottrarmi anch'io a tutto questo, nel senso che ho conosciuto Gianmario in un congresso di Slow Food a Perugia all'inizio degli anni 90. All'epoca ero caporedattrice nel mensile di ambiente del manifesto che si chiamava Arancia Blu. E devo dire che l'intervento di Gianmario mi fulminò, cioè non mi aspettavo, non conoscevo, per la verità, conoscevo l'ISP soltanto in maniera molto, come dire, insomma, superficiale, insomma, e tutto mi sarei aspettata dal presidente dell'ISP, meno che un intervento sulla lentezza. E la lentezza è effettivamente uno dei capisaldi del pensiero ambientalista, lo è perché l'inquinamento è una questione di tempi, per dirne una, no? Cioè produrre più o meno carbonio in un tempo, in un lasso stretto di tempo è molto diverso che dal produrlo in un lungo periodo. Insomma, l'inquinamento è sempre una questione anche di violenza, di impatto e quindi di tempi sull'ambiente, insomma, sulla natura. E inoltre la lentezza è uno dei capisaldi di quello che all'epoca chiamavamo ecologia della mente, che tuttora dovremmo continuare a chiamare così se ancora ne discutessimo, e purtroppo sono poche le occasioni per farlo.
In quel caso sono stata io appunto ad avvicinarlo per proporgli un progetto folle che era una corsa, diciamo così, una riscoperta all'incontrario dell'America, nel senso che sarebbero dovuti sbarcare alcune decine di Sioux Lakota a Genova per scoprire l'Italia, insomma, per riscoprire l'Europa, insomma, partendo da Genova, appunto nel cinquecentenario della scoperta dell'America. Ero abbastanza convinta che mi avrebbe liquidato come appunto qualche vaga promessa, come si fa in questi casi, sì, interessante, ma vedremo, eccetera. Ma non lo conoscevo perché un'idea così folle non poteva che entusiasmarlo, insomma. E quindi continuammo a organizzare questa folle avventura che sarebbe stata bellissima, ma poi per tutt'altro genere di motivi, sicuramente non per Missaglia e per Luis, fu insomma. Fu destinata a non avere diciamo così, una ricaduta reale. Il progetto, diciamo, tutto questo appunto non è andato in porto, ma ha cementato quello che considero per me un'amicizia personale e anche culturale, politica e una collaborazione che è durata purtroppo, diciamo, solo poco più di un decennio, insomma, e quindi insomma, qualcosa cui veramente ho tenuto. Però, appunto, per ritornare al tema che mi è stato dato, io credo che ci siano vari piani del pensiero verde di Missaglia. Uno più immediatamente concreto è quello che il green sport è la considerazione del come e del dove si svolgono i grandi eventi sportivi, della loro compatibilità ambientale. Adesso sembra scontato, ma quando a dire queste cose, insomma, credo che Gian Mario sia stato in Italia sicuramente uno dei primi, se non il primo in assoluto, insomma, con delle intuizioni anche lì geniali, perché, diciamo, appunto, questo è il primo piano del Green Sport, però l'intuizione geniale è che il campo di gara, come ricordato nel Baro e il Guastafeste, il campo di gara è vivo, cioè il campo di gara è l'intero pianeta. La natura è un attore protagonista di tutto lo sport, sia di quello all'aria aperta, negli spazi naturali, che quello che si svolge invece nelle aree costruite, in sostanza, volenti o nolenti. Gli impianti si chiamano così, impianti sportivi, esattamente come gli impianti industriali, ma non possono prescindere da quello che succede dal punto di vista naturale e dall'impatto che hanno sull'ambiente nel momento in cui si costruiscono e si utilizzano. Sempre nel Baro nel Guastafeste, Gian Mario scrive una cosa importantissima. Che il primo impatto da ridurre, il primo impatto, diciamo così, dello sport è quello sulla vita. E io credo che intendesse in primo luogo sulla vita degli esseri umani, naturalmente, ma anche sulla vita di tutti quanti, di tutti i viventi. Perché che secondo me, il vero focus, il vero cuore del pensiero ambientalista e pensiero ecologista di Gian Mario è che il corpo è il primo ambiente. Appunto, e questo è un pensiero che discende appunto da quello dell'ecologismo più avanzato, ma in un certo senso è molto, diciamo così, è molto collegato anche al pensiero del femminismo, del mettere la persona al centro con tutte le sue in tutti i suoi aspetti, con le sue forze, con le sue debolezze, con la sua passività e con i suoi desideri. E appunto il centro è proprio il focus, è il centro di quella che forse non dovremmo solo più chiamare il pensiero di Missaglia, ma forse lo dovremmo definire come il missaglismo in sostanza, un pensiero Missaglismo completo. come ambientalismo, Simonetta. Esatto, Staremo qui a esattamente. sentirti tantissimo, ma avremo occasioni per Ma ho approfondire finito. il pensiero di Gian Mario. E quindi ecco, per chiudere, Simonetta, che così ci colleghiamo poi con gli altri ospiti e con un set mobile, diciamo così, di Cincinnati a Castiglione. Quindi prego gli amici di rimanere collegati. A te, Simonetta.
Sì, diciamo, ho sostanzialmente concluso. Veramente, io credo che questo missaglismo, ci serva molto anche adesso, anzi, ci serve adesso più che mai, perché, già 20 anni, anche solo 20 anni fa, i corpi, diciamo così, erano, un luogo, dove si conduceva una battaglia, come dire, appunto sul doping, sull'essere belli a ogni costo e così via, che è una battaglia che, ora come ora è ancora più violenta, e quindi, questo corpo da forzare, è un corpo che soffre, insomma, mentre invece ci serve riconoscere, rispettare, il corpo e come dire, e la sua capacità di interagire, di relazione col resto del pianeta, insomma, all'interno di questo grande corpo che è il pianeta. Quindi, quello che veramente penso è questo, che, al di là del grande dispiacere, del grande dolore che abbiamo provato tutti quando, Missaglia è andato via, 20 anni fa, posso dire che Gianmario manca, credo, non solo a me, a tutti quelli che sono in questa nostra, diciamo così, ricordo, che non è solo un ricordo, ma anche un andare avanti, di Missaglia, ma credo che manchi anche al paese. Molte cose sarebbero andate diversamente, io credo, in certi momenti l'ho pensato, se ci fosse Gianmario, le cose sarebbero andate diversamente. E con questo penso di aver concluso questa, diciamo così, confusa, ma un tentativo di raccontare delle cose molto, molto più grandi e molto più lunghe da narrare. E E vi ringrazio. ci torneremo, grazie, grazie a te Simonetta Lombardo. E nel libro che l'UISP ha editato con l'autorizzazione della famiglia, tutto quello che è stato fatto, anche questa diretta è organizzata insieme alla famiglia di Missaglia, che poi ascolteremo Sara e Mauro, e abbiamo riprodotto integralmente i testi di Gianmario e questa edizione che ha prodotto la UISP Nazionale Fuori Commercio. Troverete tutti i nomi delle persone che Gianmario ogni volta che faceva un libro ringraziava. Ecco, quello di Simonetta Lombardo c'è sempre. Grazie Simonetta, a presto risentirci e Elena Fiorani, non ti lascio sola perché al mio posto a questo punto chiamo in diretta che ci ha già raggiunto Valerio Piccioni che interverrà tra un attimo, ma sappiamo che tu hai altri ospiti. Io mi sposto in un luogo qui vicino, ma importante anche per raccontare Missaglia. A tra qualche minuto. A te, Valerio. Grazie Valo, ringraziamo Valerio Piccioni che ora si collega insieme a me. Nel frattempo, mentre Valo trova la sua nuova postazione, noi ci sistemiamo e cominciamo i collegamenti anche, diciamo, dal campo dove si stanno svolgendo le iniziative UISP, Valerio, così poi anche tu cominciare a sentire che aria tira sul territorio. Dovrebbe essere collegato con noi il presidente del UISP Grosseto, Sergio Perugini, dove, Sì. diciamo, dal campo della città che si sta svolgendo a Castiglion della Pescaia. Buongiorno Sergio. Ciao, vai bene. Buongiorno a tutti quanti. Un saluto da Castiglione della Pescaia. Si è Grazie. svolto Quale adesso azienda vicino lavora? città un appuntamento organizzato insieme all'amministrazione comunale e ovviamente la WISP. È un appuntamento che da 12 anni stiamo facendo, 12, più di 10 anni, insomma. Allora, ovviamente questo qui, Castiglioni, ci riporta a Missaglia, in quanto essendo vicin città, una manifestazione che si svolge in un comune green come Castiglione della Pescaia, per quanto riguarda l'amore che aveva lui per la bicicletta. Lui è stato quello che, con i suoi 3 mandati da presidente nazionale, dall'86 al 98, ha dato una svolta a quello che era prima la WISP come sport popolare e l'ha trasformato in sport per tutti. Missaglia lo ricordiamo in questa manifestazione a Castiglioni come grande amante della bicicletta. Non ho avuto purtroppo il piacere di conoscerlo come presidente perché sono entrato dopo, ma nella mia missione come dirigente WISP ho potuto capire l'importanza
e apprezzare tutto il lavoro che ha fatto in merito a questa trasformazione. Sport per tutti, senza distinzione di sesso, di classe sociale, sport finalizzato al benessere, sport che ci ha insegnato e che come dirigenti ci sta dando, cerchiamo di mettere in pratica a tutti i livelli, sia a livello territoriale che a livello nazionale e regionale. Volevo fare un saluto anche al sindaco di Castiglioni, la dottoressa Elena Nappi, che si stanno svolgendo in questo periodo anche le giornate europee dello sport e dando tanto risalto al discorso della bicicletta. Elena. Allora, grazie intanto a tutti, buongiorno da Castiglione della Pescaia. Volevo ringraziare la WISP perché Bici in Città è un evento che è ricorrente sul nostro territorio e di grande rilevanza. Castiglione della Pescaia dal 2014 è comune europeo dello sport e fa 100 manifestazioni sportive nel periodo preestivo in modo da dare valorizzazione al proprio territorio, soprattutto alla parte della mobilità sostenibile, dell'auto, della sentieristica e soprattutto dello sport all'aperto. La pandemia ci ha insegnato che lo sport all'aperto fa la differenza. Il nostro territorio è un territorio che si presta 365 giorni all'anno ad essere vissuto, in particolare con la bici, e noi siamo molto orgogliosi di poter ospitare ogni anno Bici in Città. Tra parentesi, la nostra comunità d'ambito con gli 8 comuni del nord, quindi con Follonica, Massa Marittima, Gavorrano, Monte Rotondo Marittimo, Montieri, Scarlino e Massa Marittima e Roccastrada, sono i comuni che fanno parte della Comunità Europea dello Sport 2023. Quindi siamo orgogliosi di avere questo nuovo vessillo che il prossimo anno farà parte di tutto il nostro territorio e in particolar modo che spingerà gli sport all'aperto. Grazie Sergio. Grazie e diamo un appuntamento al prossimo anno, magari visto che sarà il 21esimo anno dopo la scomparsa di Gian Mario Missaglia, diamo un appuntamento e sicuramente non mancherà di ricordarlo anche in quell'occasione. Grazie Ivano, grazie a tutti i collegati. Arrivederci, grazie. Grazie a voi, grazie Sergio, grazie alla sindaca che è venuta a intervenire per ricordarci appunto il valore dell'attività in ambiente sul vostro territorio. E quindi passiamo di nuovo dalle manifestazioni, dalle iniziative WISP, torniamo qui in collegamento da Roma, rivediamo Valerio Piccioni che si è unito a noi, grazie tanto di essere qui. Grazie a voi. E Valerio, il tuo ricordo di Gian Mario, tu hai vissuto delle belle esperienze, delle belle avventure insieme a lui, insieme al WISP. Sì, diciamo che è un ricordo che viaggia su due corsie un po' differenti. Una è il pensiero di Gian Mario, il pensiero che in realtà si scopriva giorno dopo giorno e che ci metteva un po' per entrare dentro i ragionamenti e la cultura dello sport. Gian Mario ci ha insegnato, oggi sembra una cosa banale, normale, il significato plurale di questa parola sport. Prima sport era un recinto di cose molto definite che non sopportava in realtà qualsiasi dilatazione, qualsiasi allargamento, era una lista rigidissima di discipline, e Gian Mario sostanzialmente la trasformò come significato di questa parola, nel senso che l'arricchì, l'ampliò e cominciò a rompere alcuni confini che ne contenevano, diciamo, la forza dirompente, e quindi significava ambiente, significava sport fai da te, significava movimento, significava stile di vita, significava soprattutto qualità delle città, del vivere nelle città. Tutto questo oggi sembra metabolizzato, sembra normale una discussione su questo, ma in realtà allora non era così e forse non lo è neanche tanto neanche oggi. E quindi lui ci ha, per esempio, sottolineato sempre l'importanza di quella marea di italiani e di persone che fanno sport quasi senza saperlo, che hanno un'inconsapevolezza nel frequentare un parco, nel camminare, nel cercare un'attività e un modo di essere e di vivere lo sport assolutamente nuovo.
Come sapete, in Italia prima della pandemia c'erano 20 milioni e 900 mila italiani che facevano sport in maniera continuativa o saltuaria, ma di questi buoni 7-8 milioni senza nessuna tessera. E a questo tipo di territorio Missaglia continuamente faceva riferimento. Ma il suo non era però un esercizio intellettuale fine a se stesso, perché in realtà Missaglia sapeva sporcarsi in battaglie difficili, in situazioni di frontiera, e con lui ho vissuto la fantastica esperienza di Buon Natale Sarajevo, l'iniziativa della Gazzetta dello Sport che dobbiamo al nostro grande direttore Candido Cannavò, che proprio con Missaglia, proprio con l'UISP, realizzò questa campagna di aiuti quando la guerra stava finendo, ma non era ancora finita, e c'era uno spasmodico bisogno di speranza in quella città. E noi non andammo a portare soltanto gli aiuti, ma sostanzialmente andammo a portare delle persone, andammo a portare un ascolto. E di Gianmario mi ricordo proprio l'orgoglio di questo ascolto. Eravamo in una comitiva, in una rappresentativa, in cui naturalmente c'era un senso un po' di incertezza, vorrei quasi dire anche di paura, perché frequentavamo dei luoghi ovviamente non sicuri, ma lui aveva questo grandissimo desiderio di farsi raccontare le cose, di andare fino in fondo, di scavare. E a volte rimanevamo in queste riunioni più del dovuto, perché lui aveva sempre la domanda in più. Noi magari eravamo presi da una certa concretezza, dal dover portare una cosa sul traguardo, alla partenza di questo Vivi Città che si organizzava per la prima volta, che riportava lo sport internazionale a Sarajevo. Bisogna ricordare che Vivi Città è arrivato prima del meeting di Sarajevo della IAAF del settembre 1996, e avevamo provato già una volta, e poi l'aereo era stato un po', diciamo, come dire, intimidito e minacciato da alcuni segnali che c'erano stati, ed eravamo stati costretti a tornare indietro. Però non abbiamo mollato, e quindi a Sarajevo poi fu un momento veramente di grandissima dolcezza. Io ricordo proprio davanti al fuoco della pace, uno dei simboli di Sarajevo, ricordo questa giornata di aprile molto rigida, ricordo un principio di neve, ma ricordo anche proprio il sorriso di Gianmario, la soddisfazione di aver portato appunto questa speranza, questa idea che... Poi è stato bello perché Vivi Città ha continuato la sua strada e la sua vita a Sarajevo, diciamo. Quindi questi contatti sono stati una grande semina, e oggi nella geografia di Vivi Città e anche dei rapporti con l'UISP, la Bosnia-Erzegovina è sempre presente. Anche questo è un motivo di soddisfazione. A volte nei posti ci vai una volta, una tanto, poi te li scordi, poi diventa difficile ripetersi. Invece c'è stata questa continuità, e quindi anche questo è il segno di Gianmario, questa grandissima volontà, diciamo, di condivisione, di scoperta, di speranza, di scavo. Ecco, io ricordo soprattutto questo: non c'era mai un elemento di sconforto, di pigrizia, c'era sempre questo desiderio di scoprire, che in effetti è fondamentale per un dirigente sportivo, e non solo per un dirigente sportivo. Si univa, diciamo, la potenza del ragionamento e della profondità con questa grande passione che lui aveva per tutto ciò che si muoveva in una comunità, a Milano, a Roma, come Sarajevo. Grazie, grazie Valerio. Una bella ricostruzione sia appunto di iniziative svolte insieme sul campo, ma anche del pensiero di Gianmario. È stato molto interessante. Vediamo se nel frattempo Ivano ha trovato la nuova postazione dal cui si collega con noi. Ecco, Allora, grazie Elena, spero mi sentiate. Mi sono spostato di un centinaio di metri da Via Carrara, ricordiamo, dove ancora Elena e Valerio Piccioni, la sede della UISP negli anni dell'unificazione con l'ARCI, cioè gli anni 70, la sede dell'UISP a Roma. Siamo nel quartiere Flaminio, mi sono spostato di un centinaio di metri perché in questo momento sono in Piazza del Popolo. E voi direte perché Piazza del Popolo? Valerio Piccioni parlava di Vivi Città. Abbiamo parlato di Missaglia attraverso la bicicletta, attraverso il collegamento con Vivi Città, la manifestazione simbolo Vivi Città passava proprio di qua a Roma e
nel 1984, questo è il Debian originale di quell'anno, Vivicittà partiva in 20 città diverse e a Roma toccava proprio questo percorso, partiva da Via dei Fori Imperiali e arrivava qui a Piazza del Popolo. Ma c'è anche un altro motivo, perché in quegli anni la sede del GR1 era, la vedete alle mie spalle, in Via del Babuino, prima poi di trasferirsi a Saxa-Rubra. E sappiamo quanto era importante il collegamento di Vivicittà con Radio 1 Rai, perché dal 1984 il via veniva dato proprio, è dato anche tuttora da Radio 1 Rai. Quindi ecco, in questo modo abbiamo voluto un po' rievocare anche attraverso i luoghi, così questa presenza dello Sport per Tutti così geniale che Missaglia contribuì a costruire e a fondare. Ma ci dicono dalla regia che sono già pronti i prossimi collegamenti, e quindi abbiamo collegato già Sergio Giuntini e abbiamo collegata la famiglia di Missaglia con Mauro Missaglia. Ringrazio ovviamente entrambi. Ecco Sergio Giuntini. Allora Sergio, intanto buongiorno. Buongiorno. Sergio è collegato da Milano, la città di Gianmario Missaglia. Sergio Giuntini è uno storico dello sport, ma sappiamo che anche Missaglia era un appassionato di storia, oltre che essere appassionato di sport, tanto che si firmava, il suo pseudonimo era Paolo Diacono. Paolo Diacono era uno storiografo, uno scrittore longobardo che è vissuto nell'VIII secolo d.C. E questa storia che così permeava un po' tutte le cose che scriveva e che pensava Gianmario Missaglia lo ha sempre accompagnato. Ma Sergio Giuntini, qual è il lascito, ecco, in pochissimi minuti, certo, di Gianmario Missaglia nella storia dello sport italiano? Allora, Gianmario ha sfidato la storia dell'UISP, nel senso che ha trasformato una grande organizzazione di massa, qual era l'UISP, popolare, ancorata ai valori della sinistra, in una grande organizzazione di massa che ha saputo intercettare i nuovi bisogni dello sport e della società italiana dopo, diciamo, la fine del secolo breve. La storia dell'UISP è una storia nobile e gloriosa, ma profondamente, diciamo, collaterale ai grandi partiti della sinistra. Questo contenitore dopo l'89 non era più in grado di rappresentare invece le trasformazioni antropologiche che avvenivano intorno a noi. Bisognava quindi ampliare gli orizzonti dell'UISP e bisognava soprattutto, come dire, convincere anche i militanti, i quadri dell'UISP di questa scelta, che non fu così semplice come può apparire. Il passaggio da popolare a Per Tutti comportò un intenso dibattito all'interno del corpo sociale dell'UISP e per certi versi sembrò agli inizi quasi un voler tradire il proprio passato. Ma se noi rileggiamo la storia dell'UISP attraverso i suoi congressi, quelli che hanno naturalmente interessato i tre mandati di presidenza di Gianmario, vediamo come questo processo di trasformazione ha, come dire, comportato veramente un salto di qualità della nostra organizzazione. Quando Gianmario diventa presidente dell'UISP nel 1986, la parola d'ordine del congresso è per un programma di riforme dello sport italiano. Queste parole d'ordine sono ancora parole, diciamo, che stanno all'interno del secolo breve. Si crede ancora nella possibilità di riformare politicamente lo sport italiano, un'impresa a mio avviso assolutamente inattuabile. Ed è questo il motivo, credo, che abbia fatto sì che il secondo congresso con Gianmario alla guida dell'UISP presenti delle parole d'ordine che sono veramente per quei tempi rivoluzionarie. Il diritto allo sport e i diritti nello sport. Questa è già una, come dire, innovazione, una modernità che fa capire quanto il pensiero di Gianmario
fosse sempre una fuga in avanti. E il terzo congresso, commissaria presidente, amplia ancora di più il quadro dell'UISP, perché si dibatte di diritti, ambiente, solidarietà nello sport. Ecco, questo è il culmine dell'evoluzione del pensiero di Gianmario, che era partito dall'idea che fosse ancora possibile riformare lo sport italiano e arriva invece a comprendere che bisogna uscire da queste categorie, che bisogna, come dire, affrancarsi dalle ideologie del Novecento e aprirsi a una modernità che richiedeva appunto una capacità di visione e una capacità anche di prevedere il futuro che solo un intellettuale come lui prestato allo sport aveva. Grazie, grazie Sergio Giuntini, e anche con te avremo modo di approfondire di nuovo questo, questo profilo e questo taglio di Gianmario Missaglia che lo legava alla storia in generale, ma soprattutto alla storia dello sport. Grazie e buon lavoro a Sergio Giuntini. E, grazie a voi. Frattempo ci hanno raggiunto qui a Piazza del Popolo, ricordiamo siamo qui perché questo è un luogo importante di Roma, ma importante anche nella storia, diciamo, di Vivicittà, quindi in qualche modo della storia dell'UISP, perché è il luogo dove, per quanto riguarda Vivicittà a Roma, era uno dei luoghi storici che nelle primissime edizioni, ancora abbiamo negli occhi lo sciamare di migliaia e migliaia di persone che a Roma, ma un po' in tutta Italia, abbiamo visto quest'anno Vivicittà si è un po' rimessa in moto e quindi abbiamo deciso, ecco, anche noi di realizzare questa diretta sicuramente più laboriosa. Ringrazio ancora Elena Fiorani, Francesca Spanò, Eleonora Serafini e tutti quanti ci hanno aiutato in questi giorni. Ricordiamo tutti gli amici e i colleghi della sede nazionale WISP di Largo Franchellucci e quindi l'abbiamo voluto ricordare proprio con questa diretta in qualche modo un po' nomade da varie città. A questo punto dovremmo collegarci con la famiglia di Gianmario Missaglia, con Mauro Missaglia. Chiedo a Eleonora, ecco Mauro. Mauro, buongiorno, sappiamo che hai fatto davvero i salti mortali per tra imprevisti familiari e altri problemi per essere qui con noi. Mauro, buongiorno. Buongiorno, come stai? A te il microfono. Ma io sto bene, stiamo qui all'aperto, non so se ci hai seguito fino a questo momento, stiamo cercando di ricostruire anche visivamente alcuni luoghi romani frequentati da Missaglia. E invece per quanto riguarda i luoghi milanesi, ecco, dici te qualcosa, Mauro. I luoghi milanesi, io ricordo meglio l'Oltrepò, detto tra noi. Ricordo meglio le gite in Oltrepò e ricordo meglio le gite alla ricerca dell'ultimo castello piuttosto che dell'ultimo sito storico archeologico. C'era una delle ultime cose che papà cercava erano le meravigliose teste a forma di luna delle popolazioni primitive stabilite nella Lunigiana, nelle ultime propaggini della Liguria. Ma francamente, invece di annoiarvi con i miei personali ricordi, preferirei farvi i complimenti per tutto quello che state facendo adesso e preferirei esprimere la mia gioia nel sentire parole come Giocagin, come Vivicittà, come Bicincittà, vedere che sono ancora attuali, vedere che sono ancora in opera, vedere che si corrono ancora è una cosa stupenda. Io sono contento, papà sarebbe contento, ovviamente. Mauro, queste parole che ci dici e le stai dicendo in questo momento a un popolo davvero grande, sempre riconoscente all'opera di Gianmario, ma devo dire sarebbe, per come l'ho conosciuto io, collaborando con lui soprattutto nella parte editoriale, comunicazione, sin dai primi anni Ottanta, sarebbe contento di quello che hai scritto nella prefazione di questo libro del quale abbiamo parlato, che lui spededica a Gianmario Missaglia, no Mauro? Spero di sì. Papà aveva l'abitudine di beccarmi, di cogliermi in castagna su qualunque cosa, però il dato è che contemporaneamente papà diceva sempre due cose: uno, conta che lo fai; due,
un altro mondo è possibile. Era come fosse una sorta di motto di famiglia ormai. Un altro mondo è possibile, un'altra maniera è possibile. Papà aveva le idee chiare e quindi cercava sempre il modo per trasformare quelle idee in realtà. E a me sembra che qui trasformare le idee in realtà sia comunque un'attività che si fa parecchio. Quindi io sono contento. Io certo, faccio i complimenti. Certo. Sono un Missaglia 2 e faccio i complimenti. Mauro, per chiudere questo collegamento davvero molto molto gradito. E tu nella prefazione al libro scrivi: ciao Sara, buongiorno, un saluto Sara. Ciao a tutti, grazie perché sentite Gianmario sempre molto vicino, anche noi lo sentiamo sempre molto vicino. Ciao, grazie a tutti. Grazie Sara, Sara Rossin Missaglia. È stata vicino nella costruzione di questa diretta e del libro del quale stiamo parlando. Per chiudere, Mauro, tu nella tua prefazione, nella quale io ho riletto lo stile di papà, molto sintetico, secco, ma profondo, ecco, prima ne parlavamo con Simonetta Lombardo, ma questo libro è più tuo o è più nostro? C'è differenza? Non c'è differenza. Mauro, grazie davvero e buon lavoro. Alle prossime iniziative, allora. Ci vedremo, ciao. Buon tutto. Allora, nel frattempo vedo Elena Fiorani e Eleonora Serafini che stanno predisponendo la postazione, però direi, Francesca Spanò, di andare avanti con i nostri ospiti e in scaletta cerchiamo di raggiungere la scaletta, abbiamo Giovanni Punzi è collegato. Giovanni, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Anche il sud d'Italia risponde a questa chiamata per ricordare Gianmario Missaglia. Giovanni Punzi è il responsabile nazionale SDA Ciclismo UISP, in questo momento impegnato in una iniziativa ed è a lui spetta, diciamo, questo testimone di portare avanti l'idea di bici, di bicicletta, così come ce l'aveva già in mente Missaglia negli anni 70 e 80, nel futuro, trasferirla nel futuro dell'UISP. A te Giovanni. L'attività appunto fisica, libera e creativa, fuori dagli schemi, in una giornata di feste e allegria, come le nostre gare, i nostri eventi, le nostre manifestazioni. Io ho anche girato un link alla regia, se magari vuole condividerlo e far vedere appunto dove ci troviamo oggi. Tra l'altro sono anche accompagnato dal presidente della WISP territoriale di Potenza, visto che siamo in territorio Basilicata. E appunto è una giornata così, come ricordare un presidente WISP che non ho avuto il piacere e l'opportunità di conoscerlo, ma posso ricordare e so il bene che ha fatto all'interno, l'innovazione che ha portato WISP, rendere appunto lo sport popolare per tutti. E con questa ideologia che siamo proiettati appunto anche noi, seguiamo la linea e siamo nella direzione appunto di questo futuro di sport nuovo e di innovazione anche legata a una libertà di momenti di allegria e nello stare insieme. Guarda. Ecco Giovanni, vediamo delle immagini nella terza finestra che ci propone Francesca Spanò. Di che cosa si tratta? Bici protagonista sempre. Allora, noi oggi siamo a Leonetto in Vulture, vicino a due passi dai laghi di Montichio, e stiamo per seguire in questo momento gli arrivi del percorso medio fondo. Oggi facciamo una gara WISP di mountain bike disciplina su due percorsi, medio fondo e marathon. Abbiamo dei dislivelli importanti, qui siamo a 1500 metri, abbiamo 180 partenti provenienti davvero da bellissime regioni attorno a noi, tra Calabria, Campania,
Puglia e la Basilicata stessa, quindi abbiamo abbracciato davvero molti appassionati che oggi hanno fatto questa scelta. Grazie. Grazie Giovanni davvero per questo collegamento che devo dire è un collegamento che rispecchia anche un po' lo spirito che stiamo cercando di raccontare, quello dello sport sociale per tutti, lo sport all'aria aperta, lo sport alla tua velocità, e la bicicletta è sicuramente un feticcio, un simbolo da questo punto di vista. Ciao Giovanni, un ciao, saluto, grazie. Agli amici, un saluto ciao. Agli amici della Basilicata che ci ospitano, ciao Wisp e Basilicata. Ciao. Se abbiamo in collegamento i prossimi due ospiti, ovvero il collegamento con Iesi, Bici in Città, e con Licio Palazzini, prego la regia di metterceli in onda. Ecco Licio Palazzini, buongiorno, buongiorno Licio, buongiorno. Non ti sentiamo, Licio attiva l'audio. Probabilmente... Buongiorno ecco, Ivano, ecco. E buongiorno amici dell'UISP. Intanto allora, questo momento è un altro regalo di Mix, è un altro allora, regalo di Mix. Anche con l'imprevisto di qualche attimo fa, ci scusiamo ancora se l'audio non era perfetto, ma stiamo cercando di raccontare Missaglia anche attraverso questa diretta nomadi, chiamiamola un po' così. Licio Palazzini, perché abbiamo chiesto di collegarti con noi? Perché tu rappresenti un tratto importante che ci può raccontare Missaglia, un tratto di vita, un tratto di storia, l'impegno per la pace. Quante marce Perugia-Assisi avete fatto insieme, l'amicizia con Tom Benettollo e l'impegno per l'obiezione di coscienza, un tempo si chiamava così, poi servizio civile. A te Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile Nazionale. Grazie Ivano, e rinnovo davvero il saluto, e mi fa piacere questa opportunità che l'UISP mi sta dando. Queste cose che ho ascoltato sono un altro regalo di Gianmario a tutti noi, e vorrei anche dire che ci sono due motivi in particolare che vorrei sottolineare. Il primo è questo: Gianmario aveva letto Thoreau, uno dei teorici della centralità della persona in rapporto alla natura, in rapporto agli altri, e credo che da questo punto di vista, per me, cattolico che proviene dall'esperienza delle ACLI e quindi dal personalismo cattolico, fosse un momento continuo di confronto e di arricchimento con Gianmario. Come citavi, ci sono state le marce Perugia-Assisi, c'è stato l'impegno nei Balcani, c'è stato anche tutta la stagione del Movimento della Pace e delle difficoltà che il Movimento della Pace ha avuto anche all'interno della tradizione del Secolo Breve che ha citato prima Giuntini. Queste sono state tutte sfide che credo Gianmario ci abbia messo in condizione di poter affrontare con quella multiformità di approcci che, esperienza mia personale di tante volte con lui, magari parlavamo della sfida più organizzativa possibile e lui ti citava un quadro, ti citava un noir, ti citava un fumetto per spiegare i motivi culturali del perché lui pensava che quella fosse la soluzione da perseguire. E questo lo dico anche in relazione all'esperienza, ti hai citato l'obiezione di coscienza. Quando l'Arci allora diventò ente di servizio civile, tutta la cultura di gran parte dei nostri quadri era quella della sinistra storica, con la quale parlare di obiezione di coscienza alle forze armate non era proprio agevole, con la quale parlare di modalità non violente di risoluzione dei conflitti non era agevole. Ecco, Gianmario capì che da lì passava una coerenza con la sua concezione dei diritti e della centralità della persona. Concludo con due altri riferimenti. Lo sport è un luogo in cui la dinamica pace-guerra è quotidiana. Lo è a livello di grandi eventi. Le Olimpiadi sono state le occasioni dei boicottaggi, della geopolitica, ma anche l'occasione per far fare passi avanti all'inclusione di nazioni e di stati. Il tifo, e Gianmario era
molto attento a quello che stava succedendo nelle trasformazioni del tifo in Italia, non solo in Italia, pensiamo alle Tigri di Arcan e alla Stella Rossa di Belgrado e come il tifo è una macchina ancora oggi, pensiamo all'Ucraina e alla Russia, di violenza e di guerra, e contemporaneamente il tifo che è un'occasione di divertimento, che è un'occasione di accettazione del bel gesto sportivo da qualunque squadra e da qualunque persona arrivi, che è un tifo di inclusione delle persone con diverse abilità. Anche questo è stato un contributo che Gianmario ci ha portato. Termino con un dato concreto. Prima eravate in via Francesco Carrara. Andiamo un attimo in via dei 1023, vicino alla stazione Termini. Ecco, lì il 6 febbraio del 1996 Gianmario, nella qualità di presidente nazionale dell'UISP, costituisce Arci Servizio Civile, facendo fare a questa esperienza dalla informalità alla formalità, ed oggi noi cerchiamo di portare avanti tutto quello che lui ci ha dato. Faccio miei, per concludere, i saluti di Tiziano Pesce di un buon primo maggio con tutti quei motivi che Tiziano ha detto. Grazie davvero. Ecco, Liscio, se rimani un attimo collegato, perché poi ti vorremmo in chiusura far salutare con Tiziano Pesce, direi di Francesca Spanò staccare e ricollegarci con Elena Fiorani, provarci e vedere se siamo in grado di collegare la nostra WISP Iesi con Bici in Città. A te, Elena Fiorani. Purtroppo continuo a sentire. Eccomi, non so se mi sentite. Ecco, era un problema solo di attivazione di microfono. Siamo tornati appunto da Piazza del Popolo, anche noi siamo arrivati, io e Leonora Serafini, e a questo punto dovremmo collegarci con l'altra iniziativa, diciamo, sul territorio del WISP, con Bici in Città da Iesi, delle Marche. Vediamo se è collegato con noi Stefano Squadroni, sempre del Comitato WISP di Iesi. Ciao Stefano. Buongiorno, ciao. Allora, buongiorno a tutti, buon primo maggio. Cosa state facendo voi oggi per ricordare Gianmario Missaglia? Allora, l'UISP di Iesi ha praticamente personalizzato la maglietta di Bici in Città, che quest'anno non abbiamo preso all'originale perché Iesi è città di tappa, passa il Giro d'Italia, quindi ci siamo allineati sul rosa e abbiamo scritto sulla maglietta: dalla corsa all'uomo che corre. Una frase estrapolata da un libro di Gianmario, che per me, che non l'ho conosciuto personalmente perché io sono arrivato alla WISP qualche mese dopo, insomma, la sua scomparsa, però diciamo che i suoi scritti mi hanno fatto conoscere molto bene in quel periodo quelle che erano, insomma, le politiche della WISP, i racconti soprattutto che sono arrivati fin qui. Bene, questa quindi è un oggi po' la nostra maglia. Avete la manifestazione? Siete in che fase siete? È già partita? Siete in attesa? Come siete organizzati? Allora siamo nella fase conclusiva, abbiamo già dato e siamo stati anche graziati dal tempo. Dietro di me si vede qualche nuvola, purtroppo sta facendo due gocce d'acqua. Volevo dire una cosa, prima di me è intervenuto Palazzini che parlava di Gianmario, che ha rimesso al centro l'uomo, eccetera. Noi, manca faccia apposta, abbiamo preso proprio una frase che un po' in parte racchiude le parole di Licio, che saluto. Dalla corsa all'uomo che corre era un po' il senso di quello che la WISP è, però lo volevamo omaggiare, perché passare da quello che è la corsa in senso lato all'uomo, in un momento storico, insomma, della WISP, dove lui è stato presidente, è stato come fotografare un po' una nuova realtà che si stava consolidando, penso. Non lo so, io la vivo adesso, e tante delle politiche avviate allora, anche dall'iniziativa di Gianmario, come ricordava Licio, ce le troviamo adesso, come Arci Servizio Civile, che tra l'altro faccio anche parte del Consiglio Nazionale, quindi... So bene, insomma, questo passaggio.
Quindi giustamente avete scelto in questa data di sottolineare questo aspetto e legare l'iniziativa al ricordo di Missaglia, una bella idea. Sì, dietro di me vedete sventolare le bandiere di gran parte delle associazioni di Iesi. Abbiamo fatto una proposta quando è purtroppo scoppiata questa guerra. Abbiamo invitato tutte le associazioni a portare la propria bandiera in segno di pace e l'abbiamo appesa qua ai pennoni del Palazzetto dello Sport e abbiamo risposto di cuore. La prima cosa che ci è venuta in mente da fare era testimoniare, insomma, che la nostra presenza, la vicinanza a tutte quelle persone che in questo periodo si trovano a dover vivere una situazione molto difficile. Ecco. Grazie Stefano per aver ricordato anche questa vostra iniziativa, appunto, che si unisce alle iniziative WISP contro la guerra e per la pace, venite poi sotto l'hashtag Sport Against War, che WISP, diciamo, sta continuando a portare avanti insieme ad altre associazioni. Grazie della vostra iniziativa e del collegamento e buona giornata, insomma, per il proseguo della verifica. Grazie a voi, buon primo maggio a tutti e buon lavoro. Grazie ciao. Stefano, anche a ciao, voi. Ciao Elena. Ciao. Rimaniamo in collegamento da Roma, ripassiamo la parola a Ivano Maiorella. Sì, dunque, grazie Elena, siamo in chiusura di questo nostro collegamento. Primo maggio 2002, primo maggio 2022, 20 anni per ricordare Gianmario Missaglia. E chiederei a Francesca Spanotti di ricollegarci con Licio Palazzini, se è ancora collegato con noi, e con Tiziano Pesce per la chiusura di questa nostra diretta. Perfetto Francesca, grazie. Allora Licio, ci eravamo lasciati un attimo perché volevo mostrarti un regalo, che è questo. Non so se te lo ricordi, ma è Gianmario Missaglia. Questa copia poi te la darò personalmente. Gianmario Missaglia nel 1998 con Licio Palazzini, che vedete collegato, diede vita ad una testata, un vero e proprio giornale. Si chiamava Servizio Civile, Voce del Verbo Vivere. E l'editoriale in prima pagina era firmato proprio Gianmario Missaglia, Licio Palazzini, e si intitolava: il servizio militare obbligatorio ha accompagnato nel passato la formazione dei grandi stati nazionali e ha rappresentato certamente un elemento della travagliata trasformazione dei sudditi in cittadini. Allora, Licio Palazzini e nel frattempo Tiziano Pesce, che tu hai richiamato, a voi l'onere di chiudere così questa diretta in maniera molto, molto breve, chiaramente, e abbiamo rispettato i tempi. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Ci state inviando davvero molti messaggi, potrete rivedere tutto quello che avete ascoltato nella registrazione che tra qualche minuto Francesca Spanò renderà disponibile sulla pagina Facebook WISP Nazionale. Allora Licio, hai direttamente Tiziano Pesce a cui trasmettere questo messaggio. Ti trasmetto il messaggio, ma porteremo il materiale che hai portato nel progetto nazionale 50 anni del contributo di Arci Servizio Civile al Servizio Civile in Italia, perché il 15 dicembre del 2022 sono i 50 anni della legge che ha istituito in Italia il Servizio Civile, e quindi quel documento lì avrà quel contesto. Ti ringrazio davvero e ringrazio nuovamente tutti voi dell'UISP. Grazie Licio. Tiziano Pesce, ti vediamo all'aperto. Allora, a te l'onere e l'onore, direi, di chiudere così questa oretta che abbiamo dedicato a Missaglia. È un'ora così molto sintetica. Ci sarà sicuramente modo da approfondire in futuro. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Grazie Ivano. Intanto un caro saluto e un abbraccio, seppur a distanza, a Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile APS, un grande amico della nostra associazione. Condividiamo con lui, ecco, come abbiamo sentito dalle sue parole, l'orgoglio di aver dato vita proprio insieme a Gianmario Missaglia al percorso che ci vede ancora oggi protagonisti all'interno di Arci Servizio Civile. Io lo voglio sottolineare, ecco, oggi Arci Servizio Civile, associazione e promozione sociale, condividiamo anche
con Licio l'attualità del percorso, ecco, di messa a terra della riforma legislativa del terzo settore per quanto riguarda proprio le reti, le nostre reti associative nazionali che si intersecano, ma il Servizio Civile è la più grande associazione italiana di scopo dedicata al servizio civile e noi insieme appunto ad Arci Ragazzi, ad Hauser e Lega Ambiente siamo fieri e orgogliosi di farne parte. Sicuramente un percorso che andrà avanti, un percorso che io ho intrecciato, ecco, anche nei vari livelli dell'associazione, da giovane operatore locale di progetto nella mia Genova, quando ancora appunto il servizio civile era obiezione di coscienza, sino ad oggi all'onere e all'onore di essere il presidente nazionale dell'UISP. Quindi un percorso che ci vedrà sicuramente ancora protagonisti con Licio, e grazie anche di questa tua bellissima testimonianza che oggi ci hai portato. Lo immaginavamo, ne eravamo convinti che questa sarebbe stata un'ora molto densa di significati, densa di emozioni, lo è stata molto per me, appunto, che oggi ho il privilegio di cercare ogni giorno di essere all'altezza di rappresentare come presidente nazionale una splendida rete associativa come quella dell'UISP e con tante compagne e compagni di viaggio. Ancora un saluto affettuoso a Sara e a Mauro anche per le loro testimonianze. Io credo, ecco, velocemente anticipando, come hai sottolineato tu Ivano, che questo è il primo, diciamo, momento di una serie di appuntamenti che non solo come UISP nazionale ma anche sul territorio attraverso i nostri comitati regionali e territoriali porteremo avanti nei prossimi mesi per ricordare Gianmario, i messaggi e gli insegnamenti mai attuali come in questo momento di Gianmario nei prossimi mesi. Io credo che oggi, ecco, sia già arrivata una prima risposta un po' al titolo che abbiamo voluto dare al volume di raccolta delle ultime fatiche editoriali di Gianmario. Sport per tutti, non basta dirlo, ecco, credo che siano arrivate delle prime risposte proprio a questa domanda: perché sport per tutti, non basti dirlo. L'abbiamo trovata questa mattina, la troviamo ogni giorno, l'abbiamo sentita nelle testimonianze storiche, ma l'abbiamo sentita anche nell'impegno dei nostri dirigenti, dei nostri tesserati oggi, anche in questa domenica di Bici in Città e di tantissime altre iniziative sportive e sociali. Credo che si sia sempre sulla strada giusta, ecco, per rendere sempre attuale quell'insegnamento di Gianmario, quella volontà, quell'auspicio di Gianmario per quel nuovo corso sportivo immaginato da Gianmario. Sicuramente a noi il compito, il dovere di agire quotidianamente l'eredità di Gianmario. Abbiamo necessità di continuare a tenere alta quella tensione etica che stiamo portando avanti anche nel nostro dovere di rappresentanza nei confronti delle nostre associazioni, delle società sportive, degli enti del terzo settore affiliati alla UISP, nei confronti dei decisori politici, come ricordiamo spesso, perché siamo assolutamente convinti che davvero un altro mondo sia possibile. E allora io chiuderei proprio restando ovviamente nel ricordo di Gianmario con l'ultima pubblicazione che abbiamo inserito nel volume a lui dedicato, il terzo e il primo. Questa fu una delle tante felici intuizioni di Gianmario, ovviamente il riferimento è al terzo settore. Il terzo settore è il primo, di questo siamo convinti, di questo come associazione abbiamo colto le opportunità anche della riforma e ovviamente continuiamo a lavorare perché siamo convinti che un'associazione di promozione sportiva come la UISP sia ampiamente e del tutto un'associazione di promozione sociale. Quindi ancora grazie a tutti e a tutti, a tutte le persone che ci hanno seguito oggi in diretta e ovviamente a tutte le persone che potranno usufruire di questo contributo che resterà ovviamente sui nostri canali social e nel nostro sistema di comunicazione. Grazie, ovviamente Licio. Buon primo maggio a tutte e a tutti ancora. Certamente, buon primo maggio, grazie Licio Palazzini, grazie Tiziano Pesce, ne approfitto per ringraziare e salutare Francesca Spanò che ci ha seguito dalla regia, Elena Fiorani che vedete collegata insieme a Eleonora Serafini che Licio Palazzini, lo ricordiamo, collabora con la redazione nazionale UISP ma è una ragazza in servizio civile, ecco, anche attraverso il suo volto e la sua esperienza vogliamo ricordare Gianmario Missaglia. Grazie per averci seguito.